Salve a tutti, benvenuti nella mia cucina. Oggi prepariamo la crostata amalfitana, una crostata fatta di crema pasticcera aromatizzata al limone e amarene all'interno. La particolarità della sua pasta frolla è una frolla al latte anziché mettere le uova. Eseguiamo la frolla a mano perché è un impasto semplicissimo, io lo faccio sempre a mano. Mettiamo la farina sul tavolo. Centro zucchero, burro a pezzetti, sulla farina un pizzico di lievito per dolci, impastiamo burro e zucchero, inseriamo tutto il latte, poi tutta la farina. La frolla è pronta, la mettiamo in un contenitore, facciamo riposare in frigorifero, nel frattempo prepariamo la crema. Prepariamo la crema pasticcera, inseriamo in un pentolino il latte, portiamo ad ebollizione il latte, nel frattempo prepariamo uova e zucchero. Prima del bollore del latte inseriamo la buccia di un limone intero, grattugiata. Velocemente mettiamo i tuorli d'uovo, tutto lo zucchero e farina setacciata. Giriamo con un cucchiaio a spatola. Il latte è giunto al bollore, inseriamo una piccolissima parte all'interno per fare la pastella. Mettiamo un'altra parte di latte nel liquido. Adesso mettiamo il tutto nel latte bollente. Portiamo a cottura. Prima della totale cottura, un po' di limone spremuto. Cuociamo fino al totale assorbimento di tutti i liquidi. Durante il raffreddamento, un pizzico di sale. Facciamo raffreddare bene la crema. Stendiamo la frolla, andiamo a stendere per il lato inferiore, andiamo a raffinare un po' con le mani. Farina. Spessore di 4, massimo 4 mm e mezzo. Guardate come è plastica questa frolla. Teglia per crostata, io uso questo che si toglie il fondo in modo tale da sformare comodamente. Andiamo a privare le amarene dal loro sugo che sfruttiamo. Possiamo mettere il succo di amarena in pan di Spagna secco oppure pandoro, panettone o biscotti secchi. Mettiamo sulla base. Andiamo di spatola. Se vediamo che il composto sulla base è ancora asciutto, possiamo aggiungere un altro po' di sciroppo. Aggiungiamo la crema pasticcera ben fredda. Io penso che il gusto crema amarena è uno dei gusti più buoni che ci possa essere nella pasticceria in generale. Per il fatto delle zeppole di San Giuseppe, la crostata amalfitana, le Santa Rose, i pasticciotti, chi più ne ha più ne metta. Per i giovani di oggi non è come noi, il gusto crema amarena è un po' andato a finire, però vedo che fortunatamente con i nostri social
Portiamo sempre questa tradizione avanti e non la facciamo mai finire. Amarene in superficie. Diamo le strisce, prendiamo la lunghezza ovviamente della teglia allo spessore di 4 mm, tagliamo delle striscioline sottili, andiamo a infornare a forno statico 180 gradi per 30-35 minuti. Se avete forno ventilato, 170 per 30-35 minuti.